Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video tag My Unpopular Makeup Opinions, cioè le mie opinioni sul make-up, che però non sono molto popolari, cioè sono delle opinioni non molto condivise riguardo l'ambiente beauty, make-up, eccetera. Ho guardato questo video un po', l'ho visto fare da Chloe Morello, che ho anche conosciuto alle Maldive, lei è molto carina, molto simpatica, disponibile e quindi ho deciso di farlo anch'io. Non prendete troppo sul serio questo video, ok? Ok, opinione non molto condivisa numero 1. Le sopracciglia troppo perfette non vanno bene. Allora, c'è questo trend ormai da un bel po' di fare le sopracciglia come se fossero scolpite nella pietra, ok? Quindi linea bianca sotto, linea bianca sopra, poi andiamo a colorarle, poi andiamo a correggere con il correttore, eccetera, e vengono fuori praticamente talmente perfette che si vede lontano un chilometro che sono finte. Non mi piacciono, non mi sono mai piaciute, sono convinta, certo anch'io vado con la matita a riempire i bucherellini delle sopracciglia eccetera e cerco di dar loro una forma quantomeno decente, però le sopracciglia, quelle troppo perfette, quelle che si vede che sono state disegnate cioè, per un'ora e mezza, non mi piacciono, non le sopporto, trovo che rovinino il trucco perché non lo fanno sembrare né autentico né naturale, boh, non lo so, è chiaro che un ombretto giallo, blu e viola non risulta naturale, però è un ombretto. Le sopracciglia, per quanto mi riguarda, devono essere normali, naturali, certo, magari un po' migliorate, un po', insomma, più definite, però questa moda del sopracciglio perfetto ci sta sfuggendo di mano e la trovo esagerata. Le detesto, non mi piace, non mi vedrete mai con le sopracciglia così. Mi dispiace Nikki Tutorials, mi dispiace tutti voi che siete fissati con le sopracciglia così. Io non le sopporto. Numero 2, il contouring alla Kim Kardashian. Io non lo tollero. Allora, premettendo, certo, in videocamera li vediamo tutti questi video su Instagram, su YouTube, sui social, in cui queste ragazze fanno questo contouring, insomma, avete presente quello con gli stick marroni, quindi e naso, ok, e poi correttore, 10 kg qua, 10 kg qua, 10 kg qua, 10 kg qua, e poi vanno a sfumare tutto con la Beauty Blender, e alla fine sembra la base perfetta dei sogni che tutte vorremmo avere, ma in videocamera vi sembra perfetta e la pelle che tutti vorremmo avere, perché se la vedi dal vivo si vede che hanno su un chilo di trucco. Certo, tutti facciamo un po' di contouring, insomma anch'io ho fatto un po' di contouring con la polvere oggi, però lì si va ad usare talmente tanto prodotto che anche se lo sfumi, cioè Kim Kardashian sta bene quando la vedi nelle foto, è ovvio, tutti la vediamo nelle foto, tutti la vediamo in televisione, ma dal vivo ragazzi sono dei mascheroni e ve lo dico perché mi capita di vedere anche le youtuber che noi tutti seguiamo, ok? Agli eventi mi capita di vedere alcune di queste youtuber che hanno un po' la fissa per il contouring e vi garantisco che dal vivo si vede che c'è tanto 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 trucco, non lo so, io preferisco che si veda un po' che ho il viso rotondetto, come ve lo devo dire, piuttosto che avere 10 kg di contouring, di terra, stick, illuminante, correttore, eccetera, perché poi non è un bel vedere da vicino, diciamola così, quindi non fatevi ingannare da questo contouring alla Kim Kardashian che sta andando tanto di moda, perché sta bene solo in foto e solo in videocamera, dal vivo vi assicuro che è abbastanza assurdo, specialmente quando fa caldo, specialmente quando piove e tutto si scioglie e terribile. Opinione numero 3, ragazzi, è sui glitter. Io sono dell'idea, probabilmente verrò uccisa per questo, ma io sono dell'idea che i glitter non vadano utilizzati, a meno che uno non sia capodanno, due tu abbia 7 anni. Nel caso tu abbia 7 anni, non guardare questo video, probabilmente non dovresti seguire il tutorial di YouTube. Però a parte appunto capodanno, carnevale e roba del genere, sono fermamente convinta che i glitter andrebbero bannati da tutti i prodotti make up. Li odio sugli occhi, li odio sui, oh mio dio, nei mascara, ragazzi, i glitter nei mascara sono la morte, li odio
nei gloss, li odio nei rossetti, li odio nei blush, li odio nella terra, praticamente li odio ovunque e dappertutto, a parte, ripeto, se non è capodanno, in quel caso mi piacciono, ebbene sì, continuo a toccarmi i capelli, prometto che un giorno, smettila, prometto che un giorno la finirò, e forse, e ma credeteci, e quindi di conseguenza io, se voi state utilizzando una terra con i glitter, un blush con i glitter, un primer con i glitter, ragazzi smettetela, cioè si vede che è finto, inutile fare un contouring e farlo e sfumarlo per farlo sembrare naturale e poi hai glitter, inutile usare un blush e andare a sfumarlo e cercarlo della tonalità giusta della nostra pelle se poi hai glitter, perché si vede che è finto. La cosa peggiore però credo siano i gloss con i glitter, e ragazzi, quanti gloss con i glitter io utilizzavo all'inizio di YouTube e pensavo pure che mi stessero bene, erano scemi. Cioè, non li sopporto. L'unica cosa che forse posso tollerare sono gli eyeliner in glitter, perché bene o male la linea viene proprio sottile accanto alle ciglia, allora si vede un po' di sbrilluccichio, ma niente di che. Questo forse posso tollerarlo, per il resto odio profondo. Altra opinione, anche qui probabilmente mi ucciderete, io odio l'illuminante. L'ho detto, mi sono tolta questo peso, lo so, come faccio ad essere una youtuber, una beauty youtuber se odio l'illuminante? Non lo so, me lo sto chiedendo anch'io, però è così. Io sono dell'idea, allora, numero uno, allora, piccola parentesi, se hai la pelle super secca, l'illuminante ti sta bene, ok? Ok, quindi questo non posso dire niente. Se hai la pelle mista, grassa, come me, combination, quindi, non puoi metterlo l'illuminante, cioè andiamo ad opacizzare il viso per poi applicare chili di illuminante tipo palla da discoteca qua, cioè non ha senso, non ha assolutamente senso. Penso che la pelle, se hai la pelle mista e grassa, appunto, se hai la pelle secca, altro discorso, questo non vale per te, tutta questa discussione per te non vale, però se hai la pelle mista o grassa, cioè comunque dopo un paio d'ore ti diventa lucida, quindi perché vai ad applicare l'illuminante? E molto spesso quando faccio i miei tutorial mi viene detto: ti sei dimenticata l'illuminante, perché è una cosa che va talmente di moda che tipo se non applichi l'illuminante, cioè non sei nessuno, non vali niente e non vali zero. Ecco, io invece vorrei ritornare ai bei tempi in cui il trucco si faceva senza necessariamente dover utilizzare l'illuminante, e se andavi ad utilizzarlo lo utilizzavi insomma a malapena qui, certo, a volte in un trucco insomma ci sta un po' di illuminante così eccetera, però magari per un tutorial, non proprio per uscire, nel senso, se devi tenere su un trucco per poco tempo, allora ci sta, capisco, quindi posso capire un paio d'ore, ma se si va oltre quel paio d'ore, oltre all'illuminante ti viene fuori il tuo sebo, la lucidità della tua pelle ed è il finimondo. Io per un periodo ho applicato l'illuminante, poi mi sono resa conto che non aveva assolutamente scopo farlo, perché comunque la mia pelle è lucida naturalmente, quindi perché vado ad opacizzarla per poi renderla di nuovo lucida? Non ha tanto senso, vero? E poi penso che anche questa cosa dell'illuminante ci stia un po' sfuggendo di mano. Stiamo un pochino esagerando, direi, quindi anche qua no, va bene, linciatemi, uccidetemi, lo so, sta andando super di moda, è la roba più figa del mondo avere questo illuminante V, però a me non piace. E poi, se proprio devo dirla tutta, posso capire un illuminante leggermente luminoso, quindi magari insomma che leggermente si vede la luce che insomma si riflette, però adesso diciamoci la verità, stanno uscendo con degli illuminanti, ragazzi, che sono, cioè, strisce di specchio che ti vai a mettere addosso, e lo trovo giusto un pelino esagerato. Altra opinione per niente popolare, perché tutti hanno le unghie così. Io odio, detesto le unghie lunghe e appuntite, tipo a forma di mandorla. Ok, io lo so, non uccidetemi, lo so, vanno super di moda, le hanno tutti, sono super richieste, eccetera. Io le odio. Mi piace l'unghia corta, quella insomma che è naturale,
con una forma naturale, perché diciamoci la verità, nessuno naturalmente ha le unghie a mandorla lunghe così. È ovvio, se fai la ricostruzione, è ovvio, fai il semi permanente che te le indurisce, insomma, fa sì che ti ricrescano, eccetera. Però non è una cosa che mi piace, forse perché mi ricorda tantissimo, avete presente Biancaneve? Quando la strega ha la mela in mano, eccetera, le si vedono le unghie, se non sbaglio sono tipo super lunghe e appuntite, ecco. A me è sempre rimasta sta cosa che se qualcuno ha le unghie così è tipo una strega, ok? I più piccoli traumi di quando ero piccola, non le sopporto, non mi piacciono, non mi vedrete mai con le unghie di quella forma, di quella lunghezza, le detesto, vi prego. Se avete le unghie così, riconsiderate, riconsiderate, perché secondo me una cosa più naturale, più corta, sta molto molto meglio. E poi ultima opinione che non è per niente popolare è il fatto che il fondotinta full coverage sia il male in terra. Allora, perché? Perché molti di noi sono convinti di aver bisogno di un fondotinta full coverage perché ci danno tanto fastidio le imperfezioni. Però ragazzi, io sono dell'idea che sia meglio utilizzare un fondotinta con coprenza leggera o media e che si vedano magari lievemente le imperfezioni, piuttosto che andare a fare un mascherone che sì, non ti fa vedere il rosso del brufolo, però comunque in rilievo lo vedi e dai tanto di trucco addosso, ok? Non mi piacciono, e penso anche che il 99% di noi non ne abbia assolutamente bisogno, se sei in quell'1% che è veramente la pelle sfigatissima, però noi tendiamo sempre a vedere la pelle peggio di quanto sia in realtà. Anche chi ha l'acne, c'è stato un periodo, lo sapete, in cui anch'io ho avuto molta acne, però preferivo un fondotinta media coprenza e piuttosto che si veda, magari piuttosto andavo giusto con il correttore sui vari brufoletti e ci mettevo una vita perché ne avevo veramente tantissimo, anche tutto sul collo qui, però è sempre meglio che avere un mascherone così. Quindi io non uso fondotinta full coverage di norma, a parte appunto se è un'occasione particolare, eccetera. Non mi piacciono, trovo che non stiano bene. I fondotinta full coverage sono l'ennesima cosa che sta bene in videocamera, sta bene in foto, ma non dal vivo. Dal vivo si vede, sono mascheroni, non sono belli, e poi è anche ridicolo il fatto che si vedano i brufoli, si vedano le imperfezioni perché sono in rilievo, però ovviamente sono dello stesso colore della pelle. Non lo so. Consideratela questa cosa, evitiamo, boicottiamo, adesso mi uccideranno tutte le aziende che fanno fondotinta full coverage, ma boicottiamoli, è meglio avere un fondotinta light, medium coverage, quindi media coprenza, ed andare appunto piuttosto a correggere i singoli brufoli, però almeno non abbiamo un mascherone addosso. Pensateci. Quindi, boys and girls, questo mi sa che è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video, non lo so, scrivetelo, lo dicono tutti i youtuber, se vi è piaciuto questo video mettete pollice in su, lasciate un commento, ma non mi viene tanto naturale farlo a me, quindi non voglio mai chiedervi di lasciare pollice in su o scrivermi un commento, però scrivetemi per qualsiasi cosa, se volete chiedermi qualcosa, volete darmi un suggerimento o se avete qualche domanda, qualsiasi cosa. Però voglio sapere da voi quali sono le vostre opinioni poco condivise per quanto riguarda il mondo del make-up e del beauty, che mi interessa moltissimo, e se siete d'accordo con me su qualcuna delle cose che ho detto in questo video. Quindi noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi mando un bacio enorme mia family, vi abbraccio forte 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 forte, che alcuni mi dicono che abbracciano il cellulare quando vedo gli abbracci, quindi mi fa piacere, bacio, a domani, ciao!